Scusate la voce, ragazzi, ma ieri mal di gola, oggi febbre, quindi va così. Febbre a maggio. Come si fa per la febbre a maggio? Lo so solo io. Comunque, sto registrando questo video da 10 minuti prima della fine della partita, perché intanto siamo 4-0. Cioè, veramente, di cosa vogliamo parlare di questa partita? Forse che questo Frosinone qua, poverino, è un risultato troppo pesante per quello che si è visto. Perché comunque Frosinone le sue occasioni le ha avute, ma ha fatto alla fine 0 gol. L'Inter oggi a Valanga, io lo sapevo che comunque, nonostante ormai l'Inter in ciabatte, in festa, non avrebbe perso la sua seconda partita consecutiva. Cioè, un po' d'orgoglio, un po' d'onore, l'Inter l'avrebbe vinta in questa vita qua. Ovvio, non pensavo 4-0 così. Però mi immaginavo una partita dove l'Inter vincesse. E, Frattesi, ragazzi, Frattesi, giocatore umile, giocatore che è stato pagato tantissimo e nonostante tutto, riserva. Oggi Frattesi, ragazzi, è una riserva dell'Inter. Questo vi fa capire il centrocampo dell'Inter quanto è forte. Ma oggi questa riserva qui, ma l'abbiamo già visto anche durante il campionato, ma non solo, ti fa gol, ti fa assist, ti salva un gol sulla linea di testa. È un giocatore veramente totale, lo trovi davanti, lo trovi dietro, negli inserimenti ha fatto veramente imbestialire i giocatori del Frosinone. Un giocatore che farebbe il titolare ovunque e l'Inter può permettersi di averlo in panchina, cioè qualcosa di clamoroso veramente. Frosinone, ragazzi, di primo tempo le sue occasioni le ha avute, no? Se vogliamo il tiro di Mazzitelli, parato da Sommer, il tiro di Brescianini, parato da Sommer, il tiro di Sulero e quella palla gli rimbalza davanti a Sommer e tra un po' rischia la frittata, l'incrocio di Khedira, cioè ragazzi, di Khedira, Frosinone le sue occasioni le ha avute, la palla non è entrata, per un motivo o per l'altro, un po' per sfortuna tipo l'incrocio, un po' per bravura del portiere dell'Inter, quella palla non è entrata, mentre l'Inter, se vogliamo, ha avuto due occasioni, di cui una sfruttata a dovere e messa dentro, perché quella palla recuperata da Barella col tacco che serve Di Marco con il collo a darla nel filtrante a Thuram mette questo pallone dentro con deviazione, questa palla che carambola un pochettino, scelta di Frattesi dentro la di rigore. Frattesi, ragazzi, prima ci dà di ginocchio, poi di petto, in qualche modo comunque butta quella palla in rete. E la partita comunque l'Inter la manda in vantaggio su 1-0 in questo modo. Tra l'altro, poi sempre Frattesi ha avuto un'altra occasione, sempre su un ennesimo inserimento. Col mancino tira, prende il sole della rete, non trova la porta. Però veramente, se c'è una cosa che ha sofferto questo Frosinone, sono gli inserimenti di Frattesi. Occhio, Thuram, gol 5-0 a Valanga, ragazzi. A campo aperto, Thuram non lo prendi. Scatta, 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 scatta. Pallonetto e gol del 5-0. Io fossi Frosinone, mi fermerei qua, nel senso che comunque arriva poi una disfatta troppo pesante, secondo me, se no, troppo sbilanciati. Capisco che devi vincere, ma ormai rischi solamente di fare ancora peggio figure, perché con questa Inter qua non ti puoi sbilanciare troppo. Ripeto, risultato forse anche troppo severo per quello che comunque si è visto, non lo so. Sulle qua perde palla, rimpallo che manda Thuram a campo aperto, Thuram poi fa il pallonetto a Cerofolini. 5-0, ragazzi, 5-0. E secondo tempo lo stesso Frosinone ha continuato ad attaccare, ragazzi. Il Frosinone ha continuato ad attaccare perché poi, se andiamo a vedere, c'è stato quel tiro a giro di Reynier dove Sommer comunque ha fatto una buona parata. Il tiro di Zortea, parato da Sommer, quella palla che si impenna, carambola verso la porta e Frattesi di testa riesce a svettare il pericolo. Valeri che ruba palla su Cuadrado, tira la palla e esce fuori di poco. Sempre Valeri che di testa per poco la palla non entra. Khedira di testa dove praticamente blocca Sommer, tante tante situazioni. Brescianini che tira di prima intenzione, a botta sicura, battuto Sommer, la palla sarebbe entrata e Carlos Augusto anche lì sulla linea te la va a salvare aprendo questo piattone, quella palla che gli passa dietro ma comunque schizza per via laterali, cioè qualcosa di clamoroso. Cioè, ragazzi, ripeto, il tiro anche di Gelli a giro, il tiro di Arrui a giro. Ragazzi, il Frosinone ha tirato tanto, il Frosinone ha tirato tanto. Poi ripeto, bravo, bravo, bravo Sommer.
sfortunati anche quelli del Frosinone, però ecco, tutte queste occasioni qua poi se tu non le sfrutti con l'Inter le paghi, e infatti poi arriva il 2-0 di Arnautovic, su un'ennesima palla di Cuadrado, che dà la palla a Barella, Barella trova un filtrante perfetto per Frattesi che taglia, continua a tagliare bene. Mette questa palla dentro per Arnautovic, che tu per tu con Cerofolini non sbaglia, trova il gol del 2-0. Qua Caio George ha provato, ragazzi, e ancora Sommer a fare la parata. Quanti comunque occasioni è parte del Frosinone. Caio George, ma Sommer vicino. E quindi c'è stato il 2-0 dell'Arnautovic, che comunque trova il gol anche lui per lui fondamentale, visto l'annata difficile di Marco Arnautovic. E 2-0 per l'Inter. Il 3-0, ragazzi, arriva dietro da Buchanan, primo gol come dell'Inter, ed è un bel gol, no? Perché comunque sulla sinistra gli viene data palla, riesce comunque a puntare a Zortea, s'accentra, Zortea gli lascia troppo spazio sul destro, nell'accentrarsi trova questo tiro a giro sul secondo palo, e l'Inter fa il 3-0, partita chiusa. Poi vabbè, la beffa clamorosa, 4-0 di Lautaro Martinez, che subentra dalla panchina e trova il gol finalmente, non lo trovava da febbraio, quindi anche il Toro si sblocca per l'Inter, un gol di rabbia, no? Perché questa palla che poi alla fine viene spazzata male dal Frosinone, lui se la va a prendere col mancino, l'arpiona, e poi comunque continua a tirare di prima intenzione, trova l'angolino dove Cerofolini non può arrivare, e anche lì Lautaro Martinez fa il 4-0. E poi in live adesso abbiamo visto il 5-0 di Thuram, dove praticamente a campo aperto, devastante Thuram, Marcus, pallonetto bellissimo, gesto bellissimo anche di Marcus Thuram, ed è nato il 5-0. Frosinone che ovvio deve ottenere il risultato delle altre squadre, però rischia, perché qualora il Sassuolo dovesse fare punti, l'Udinese dovesse fare punti, l'Udinese rischia, scusate, il Frosinone rischia. Ovvio non sono queste le partite che comunque tu chiedi al Frosinone di vincere, perché se pensiamo e parliamo dei campioni d'Italia in carica, dici ci può stare che Frosinone perda. Però venendo comunque la scorsa, che il Sassuolo ci ha vinto contro i campioni d'Italia in carica, insomma, sono punti pesanti questi persi. Ripeto, l'Inter non ci credevo che andava in ciabatte anche oggi, perché va bene che hai vinto lo scudetto, va bene che ti sei inciampato a Sassuolo per la seconda volta, sempre col Sassuolo, ma due sconfitte di fila io dell'Inter non le avrei mai pronosticate, e infatti ci ho visto lungo lui dell'Inter senza problemi. Ci tengo a dire una cosa su Cuadrado, invece che fare i cori su chi non salta bianco nero è Cuadrado, che imparasse un po' di nuovo a essere un calciatore, nel senso che da quando è entrato Cuadrado ha fatto solo disastri, secondo me, palle sbagliate, palle perse sul pressing, ecco, insomma, non è andato molto bene Cuadrado in partita, devo essere sincero, adesso magari segna, però ha fatto più Buchanan appena entrato, che è entrato molto dopo di lui, che Cuadrado. C'è stata comunque anche l'Inter, oltre comunque gol dell'Inter, 5 gol, c'è da dire che comunque appunto l'Inter prende anche una traversa con Bissek di testa, che è uno stangone, Bissek ha il suo punto forte nei colpi di testa, se vogliamo, quindi anche quella lì è una occasione importante, è un legno preso dall'Inter, però ripeto, ecco, non credo di esagerare se dico che comunque è un risultato pesante per il Frosinone, per quello che ha creato, per le parate che comunque Sommer ha fatto. E loro Bissek, ragazzi, praticamente fa dal centrale, boh, fa quasi la punta, ha preso palla, ha vinto un contrasto, ha fatto un tiro da fuori ala col mancino, palla che va alto, sulla traversa di pochissimo, quindi questa cosa qua dei braccetti di Inzaghi, che ripeto si staccano ogni volta, è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire. Oggi comunque c'è stato anche un po' di turnover, sempre, Acerbi non c'era neanche Çalhanoğlu in campo, cioè comunque un pochettino di turnover è stato fatto, certo un po' meno secondo me rispetto a quello di Reggio Emilia, dove c'era anche Audero addirittura, però anche oggi qualcuno ha riposato, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, che sono due centrocampisti titolari, hanno riposato, solo Barella era titolare in campo oggi, quindi l'Inter ti dimostra che è una squadra fortissima, non solo negli 11, ma ha una rosa veramente molto 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 lunga. E ragazzi, niente, direi che il video può finire qua, quindi se vi è piaciuto un bel like, come sotto i commenti, fatemi sapere un po' cosa pensate appunto di questo video qua, tra
Frosinone Inter, ultimo posto sui commenti, e soprattutto grazie anche per piacere, l'iscrizione al canale che fuori entrare non costa nulla e per il vostro supporto. Basta fare clic su iscriviti e se ti siete fatti un ragazzo di cuore, condividete anche il video con i vostri amici, con loro e attivate le notifiche così non perdete i prossimi che usciranno. E finita anche la partita, non altro recupero giustamente perché 5-0 che recupero vuoi dare. In descrizione anche il link del Balito di Channel e link anche degli altri miei figli social. Vi ricordo che è tutto, bella.